Caro Energia, l'Unione Europea studia nuove misure. In arrivo un nuovo pacchetto di azioni finalizzate all'abbattimento delle tariffe e alla crescita degli investimenti. È la conseguenza diretta della guerra russo-ucraina. In alcune stazioni di servizio il prezzo della benzina sfonda la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Rincari di 7 centesimi nel giro di 10 giorni. Allarme dei pescatori polesani, il rischio concreto di non veder riconosciuto il diritto esclusivo di pesca sul territorio. Fronte comune a caccia di soluzioni o scatteranno accese proteste. Celebrata la giornata mondiale della fauna selvatica, dedicata quest'anno alla salvaguardia delle specie chiave per il ripristino degli ecosistemi. Per l'ONU 1 milione le specie a rischio estinzione. Ben ritrovati con il TG Green, notiziario amico dell'ambiente e promotore delle buone pratiche ecosostenibili. Iniziamo parlando del caro energia, in quanto l'Unione Europea sta studiando nuove misure. In arrivo infatti un nuovo pacchetto di azioni finalizzate all'abbattimento delle tariffe e alla crescita degli investimenti. Questo come si evince dalla bozza del documento sul caro prezzi che sarà presentato l'8 marzo dalla Commissione Europea. Un nuovo Energy Compact per aumentare gli investimenti rinnovabili, un'alleanza europea per finanziare l'efficienza degli edifici, requisiti minimi nazionali per lo stoccaggio e accelerazione delle iniziative comuni per il gas, emendamenti alle linee guida degli aiuti di Stato per le industrie ad alta intensità energetica. Sono alcuni degli elementi contenuti nella nuova bozza sull'azione contro il caro prezzi, che sarà presentata l'8 marzo dalla Commissione europea. Secondo il documento, la Commissione potrebbe richiedere ai Paesi membri di raggiungere un livello minimo di stoccaggio di gas entro il 30 settembre di ogni anno. Per essere ben preparati per il prossimo inverno è necessario un livello medio per l'Unione Europea di riempimento dello stoccaggio di almeno l'80% entro il 30 settembre di quest'anno, si legge nel testo. Tra le 10 azioni indicate dal documento, che potrebbe cambiare ancora prima della sua adozione, iniziative legislative future per facilitare gli stoccaggi e misure entro la prossima estate per aumentare gli investimenti in fotovoltaico, idrogeno e biogas. Per quest'ultimo viene fissato un target di produzione di 35 miliardi di metri cubi l'anno, da finanziare soprattutto con la politica agricola comune. Il documento indica anche che la revisione delle regole sugli aiuti di Stato nel settore primario dovrebbe consentire sussidi per fertilizzanti alternativi, visto che il prezzo di quelli convenzionali, fortemente dipendente dal gas, è aumentato del 142% in un anno. Rispetto alla bozza precedente, il piano della Commissione utilizza un linguaggio più moderato sull'eventuale prelievo degli Stati membri sugli operatori dell'energia che hanno beneficiato dell'aumento dei prezzi, che dovrebbe essere condizionato al fatto di reindirizzare le risorse verso energie sostenibili. Intanto la situazione di guerra tra Russia e Ucraina sta facendo schizzare i prezzi anche del carburante, un aumento senza fine. Solo nell'ultima settimana 7 centesimi in più al litro e il prezzo della benzina ha sfondato la soglia dei 2 euro. 2,099 euro al litro. Il prezzo è servito alle stelle e il pieno ora diventa un salasso. Benzina, gasolio, GPL, prezzi mai così alti da oltre 10 anni. Le colonnine delle stazioni di servizio non lasciano spazio a speranze di ribasso. Oggi si superano addirittura i 2 euro. Un trend che non sembra voler invertire la rotta e anzi sale inesorabilmente, cavalcando l'onda dei quasi 2 centesimi ogni giorno. Ogni giorno a noi sul portale arriva l'aumento, un centesimo al giorno comunque, pressa poco. Giù di 15 giorni mattate di 6-7 centesimi, una cosa veramente fuori dal comune, insomma. Un trend che si sta consolidando perché di settimana in settimana continuiamo ad aumentare i prezzi. E ora i venti di guerra dall'Ucraina e le conseguenti sanzioni alla Russia fanno infiammare ancora di più i prezzi. Sale la preoccupazione, c'è chi lascia così l'auto in garage e chi si limita a fare pochi euro. Secondo me la gente ha paura, è spaventata. E infatti fanno i 10 euro, fanno i 20 euro, ma a parte i grandi rappresentanti o le grandi aziende che hanno i furgoni, che quindi devono per forza muoversi, se no fanno tutti, anche 5 euro mi fanno. Aumenti molto alti. Sì, sicuramente.
Da una settimana a questa parte sicuramente gli aumenti sono stati notevoli. Particolarmente in autostrada, però ovviamente si vede, lo si vede quando si fa il pieno. Prima facevo un pieno ogni due settimane, adesso ogni 7-10 giorni, quindi si sente come? Dato abbiamo cominciato a diminuire le luci dell'impianto e poi se continuerà così dovremo anche andare avanti a spegnere i self-service. I ricavi così crollano drasticamente, i costi aumentano. Sulle tasche incidono ora pesantemente non solo le bollette ma anche i rincari sulle materie prime. Quindi chiediamo veramente un intervento molto importante da parte del governo e anche da parte delle compagnie petrolifere, cosa che abbiamo già fatto ufficialmente, non abbiamo ancora ricevuto risposta e siamo veramente in una situazione molto difficile. E ora parliamo dei problemi dei pescatori polesani che rischiano di non veder riconosciuto il diritto esclusivo di pesca sul territorio, un pericolo nei confronti del quale le istituzioni si sono trovate per fare il punto della situazione e studiare la strada comune da intraprendere. Il settore della pesca polesana è preoccupato. In ballo ci sono i diritti presenti e futuri per esercitare la pesca nel Rodigino, con un conflitto giudiziario che sta mettendo a rischio la possibilità, per chi è nato e cresciuto da queste parti, di essere l'attore principale nel portare avanti il settore ittico vitale per il Polesine. In prefettura a Rovigo, spinti dalle amministrazioni ed in particolare da quella di Porto Tolle, le parti in causa si sono ritrovate per studiare un'azione comune così da soddisfare le esigenze dei pescatori polesani in un periodo tutt'altro che semplice. La pesca sta attraversando un momento sicuramente complesso, complicato, usciamo da una pandemia, abbiamo un incremento drammatico dei costi energetici, abbiamo la tematica della verificazione delle lagune, del reperimento del seme, insomma i nostri pescatori stanno veramente facendo di tutto per sostenere questo settore che dà occupazione, dà lavoro e dà possibilità di futuro a chi vive nel Delta. Pertanto questo è un passaggio che deve essere superato in modo positivo per i nostri pescatori. La regione, proprio a causa di questo periodo particolare, è al fianco del settore vitale per l'intero Polesine. Sappiamo tutti l'importanza che hanno per il nostro territorio, per il Delta, per le popolazioni di Porto Tolle e non solo. Si tratta prima di tutto di una risorsa che deve rimanere nel territorio e per le genti polesane e del Delta. La nostra carta ittica regionale prevede che naturalmente i diritti esclusivi di pesca siano una prerogativa dei territori polesani, del Delta, nella disponibilità della provincia. E chiaramente quindi noi come regione siamo assolutamente a sostenere la provincia affinché si possa riattivare questo percorso di assegnazione di diritti esclusivi di pesca al consorzio dei produttori di Scardovari e naturalmente questo per dare anche una prospettiva di continuità e di sguardo al futuro rispetto agli investimenti che sono stati fatti e che dovranno essere fatti. Tra le proposte in campo, quella che più soddisferebbe le esigenze del territorio è quella di affidare al consorzio di Scardovari i diritti esclusivi di pesca per un periodo di almeno 15 anni. Su questo sta lavorando la provincia, so che c'è l'interessamento forte anche della prefettura e quindi il territorio è compatto per dare risposta ai nostri pescatori, anche se l'argomento è sicuramente un argomento di attualità e anche complesso. Lo scorso 3 marzo è stata celebrata la Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, dedicata quest'anno alla necessità di recuperare le specie chiave per il ripristino degli ecosistemi. Recuperare le specie chiave per il ripristino dell'ecosistema. Questo è il tema scelto per l'edizione 2022 della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, con l'intento di sottolineare l'impellente necessità di invertire il destino delle specie più in pericolo di estinzione, di sostenere il ripristino dei loro habitat ed ecosistemi e di promuoverne l'uso sostenibile da parte dell'umanità. L'evento è stato celebrato come sempre il 3 marzo, data scelta nel 2013 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il World Wildlife Day, in memoria della firma avvenuta nello stesso giorno del 1973 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. Secondo i dati della lista rossa delle specie minacciate dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, oltre 8.400 specie di fauna e flora
ancora selvatiche sono in pericolo di estinzione, mentre quasi 30.000 sono ritenute in pericolo o vulnerabili. Sulla base di queste stime, si suppone che le specie minacciate di estinzione siano oltre 1 milione. La continua perdita di specie, habitat ed ecosistemi minaccia anche tutta la vita sulla Terra, uomo compreso. Fauna e flora ci forniscono cibo, aria pulita, combustibile e riparo, ha sottolineato Yvonne Higuero, segretaria generale della CITES. Non potremmo sopravvivere senza di loro, eppure la loro sopravvivenza è minacciata dalle nostre attività. Questa giornata è un'occasione per celebrare le partnership che stanno lavorando per ristabilire l'equilibrio naturale tra le specie, riconoscendo allo stesso tempo le sfide che ancora dobbiamo affrontare per il necessario cambiamento. Anche in Italia la situazione desta allarme. Il WWF descrive il nostro paese come un crocevia fondamentale del traffico di specie protette e in generale dei crimini contro la fauna selvatica, denunciando la mancanza di banche dati, norme severe e controlli. Per esempio ci sono solo 3 agenti venatori ogni 1.000 cacciatori e bastano circa 1.000 euro per ripulirsi la fedina penale dopo aver ucciso un orso o un lupo, che sono specie protette. Legambiente invece ha dedicato il report Natura selvatica a rischio in Italia a quelli che chiama i magnifici 7, ovvero stambecco, aquila reale, orso marsicano, lupo, camoscio appenninico, scarpetta di Venere e gatto selvatico. Sono specie presenti nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, nel Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, le 2 aree protette più antiche della penisola, che festeggiano 100 anni di storia. Sono specie presenti nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, nel Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, le 2 aree protette più antiche della penisola che festeggiano 100 anni di storia. Il modello parco è un esempio da incentivare, aumentando la superficie protetta del territorio e adottando misure efficaci per affrontare le cause di perdita di biodiversità e salvaguardare le specie a rischio, ha dichiarato il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. E anche quest'anno sono in azione i volontari impegnati a salvare esemplari di anfibi, rane e rospi, come quelli nel territorio di Brendola, nel Vicentino, che si accingono ad attraversare la strada per deporre le uova nel laghetto. Il compito che svolgiamo noi volontari è quello di spostare gli animali da un lato all'altro della strada e lo facciamo con l'ausilio di un secchio e di una torcia. Entrano in azione quando fa buio. I volontari di SOS Anfibi soccorrono migliaia di rospi della specie protetta Bufo Bufo. Dalla collina si accingono ad attraversare la strada per raggiungere il laghetto di pesca sportiva dove deporranno le uova. E sono centinaia ogni anno gli esemplari salvati dal rischio di finire schiacciati sotto le ruote dell'auto. Questa task force scorta i simpatici migratori nella loro avventura tra i comuni di Vagliona e Brendola. La nostra attività di volontari va dal tramonto in poi, quindi dalle 18 indicativamente in poi. Ecco, sappiate che in questo orario, con più la difficoltà del buio, è doveroso insomma rallentare a maggior ragione. I soccorritori prelevano gli animali prima che attraversino la striscia d'asfalto e li trasportano per qualche metro fino al lato opposto. Pettorine, segnaletica e spese di assicurazione a carico del comune di Brendola, che sostiene da sempre questa associazione SOS Anfibi. E a proposito di animali, un ospite speciale è quella che ormai da un paio di anni fa capolino quasi ogni giorno tra i vigneti dell'Istituto Agrario Parolini a Bassano del Grappa. Quella che vedete è Alberta, un esemplare di capriolo femmina. E gli spazi in cui si aggira con assoluta tranquillità non sono zone sperdute tra le colline bassanesi, ma gli oltre 13 ettari in cui si sviluppa l'Istituto Agrario Parolini. Da ormai 2 anni Alberta, nome scelto in onore del celebre naturalista bassanese, popola gli spazi della scuola. La nostra azienda sta girando questa bellissima cerbiatta. E per noi è un gran vanto sapere che la nostra azienda, che è tutta biologica, è anche apprezzata da questi esemplari. Quasi tutti i giorni Alberta fa capolino tra i vigneti e l'arboreto, ma non teme nemmeno di avvicinarsi alle aule, per la gioia e il divertimento degli oltre 600 studenti dell'istituto. I ragazzi sono felicissimi quando fa capolino tra le nostre aule, nei nostri spazi aperti e insomma, sono lì che aspettano per fare foto poi di questi tempi con i social, insomma tutto viene amplificato. Ma com'è possibile che la cerbiatta si avvicini così tanto ad un ambiente popolato di uomini? È uno strano caso di auto-addomesticamento, succede.
c'è sempre qualche individuo selvatico che per qualche ragione, per qualche motivo suo, ha una predisposizione ad avvicinarsi o comunque a creare collateralità con altre specie. È chiaro che la specie più comune qui siamo noi. Sicuramente favorita da una grande biodiversità vegetale e dalla presenza di luoghi in cui appartarsi, la cerbiatta è stata attirata anche da un altro aspetto. Il fatto che vede gente tutti i giorni, sommato alla sua predisposizione, è diventata domestica, è diventata la nostra mascotte, è diventata una responsabilità e noi dobbiamo in qualche modo farcene carico finché a lei piacerà di star qua, perché quando un giorno avrà delle idee diverse e noi accetteremo certamente questa sua decisione. Parliamo adesso della risorsa acqua. Nel Polesine sono molti gli investimenti in essere, ma anche quelli pronti a partire in un periodo durante il quale l'aumento del costo dell'energia si fa sentire anche per il settore. Sentiamo allora i dettagli nel prossimo contributo. Investimenti importanti con il territorio della provincia di Rovigo al centro del piano di crescita e sviluppo di Acque Venete, realtà che gestisce il servizio idrico integrato per 108 comuni su 5 province. Tra queste anche Rovigo, territorio sul quale si concentrano numeri di rilievo. Ormai siamo attestati su circa 20 milioni di interventi di investimenti per il Polesine e arriviamo a circa 40 per tutto il comparto di Acque Venete. E gli interventi più importanti sono fondamentalmente tre. Il primo che riguarda il Save, che vuol dire portare acqua dalla pedemontana al Polesine e quindi dismettere progressivamente le centrali di potabilizzazione sul Po. Il secondo intervento importante è il collegamento Villa Marzano-Chiobello, che era un'altra parte delle dorsali che mancavano. Il terzo intervento che è stato fatto post-Vaia, che voleva dire consolidare le centrali di potabilizzazione sull'Adige, che in quel periodo subirono i blocchi dovuti al Vaia. Un altro intervento molto importante di Acque Venete è l'intervento sul Montagnanese e il Vicentino per portare acqua anche qui dalla pedemontana e superare i problemi legati al PFAS e quindi agli inquinamenti che hanno subito quei territori e quelle popolazioni. Acque Venete però non si ferma qui. Oltre ai nuovi interventi c'è anche un altro aspetto sul quale l'attenzione è massima. Oltre al piano di investimenti straordinario, c'è un'altra voce importante nel bilancio che è la voce per la sostituzione delle reti vecchie ed ammalorate. Questo nella direzione di ridurre sempre più i disagi ai cittadini e preservare la risorsa idrica. C'è un altro investimento che è la sostituzione massiva dei contatori, anche questo con la finalità di individuare sempre più la perdita, per un accrescimento del bilancio idrico. Minori perdite, maggior rendimento e di conseguenza meno sprechi e miglior capacità di risparmiare e spendere per far crescere l'intero territorio anche dal punto di vista idrico. Il tutto in un periodo non facile per l'aumento del costo delle materie prime, problema al quale si cerca di far fronte in tutti i modi. Che noi come azienda abbiamo questi indicatori che vanno nella direzione di fatto un raddoppio del costo dell'energia elettrica. Noi in budget avevamo 9 milioni di euro, ma gli indicatori ci portano sicuramente a un raddoppio a 18 milioni di euro, che anche per noi è una voce pesantissima, considerando che noi abbiamo uso di energia elettrica che prevalentemente va nel rilancio dell'acqua, nella attività delle nostre centrali di potabilizzazione e di depurazione. Ci auguriamo che questo picco sia un picco provvisorio, perché diversamente, anche per quanto riguarda un'azienda come la nostra, il permanere e il mantenimento di questi aumenti sarebbe devastante dal punto di vista del bilancio. E adesso spazio, come ormai consuetudine e per fortuna, all'impegno dei volontari di Plastic Free, vere e proprie sentinelle per l'ambiente. Nel prossimo servizio vedremo come sono andate due iniziative organizzate la scorsa domenica 20 febbraio a Caldogno e a Isola Vicentina. Circa 600 kg di rifiuti sono il bottino di due iniziative che hanno coinvolto i volontari di Plastic Free domenica 20 febbraio nell'ambito della giornata ecologica in due comuni limitrofi del Vicentino.
Nella mattinata, presso il parco di Via Curti a Rettorgole a Caldogno, si è tenuta una raccolta rifiuti organizzata da Plastic Free con il patrocinio del Comune. Domenica 20 febbraio, Comune di Caldogno, località Rettorgole, vicino al parco di Via Curti, circa 30 volontari si sono radunati per raccogliere dei rifiuti. Fra loro c'erano 5 bambini che hanno partecipato all'iniziativa. In totale, dopo 3 ore di raccolta, sono 300 kg di rifiuti indifferenziato, una quarantina di bottiglie di vetro, più altri sacchi lasciati in giro per il territorio che saranno raccolti in orari dall'amministrazione comunale. Ringraziamo tutti i volontari che hanno preso parte all'iniziativa, all'amministrazione comunale per il supporto, Soraris che passerà a ritirare tutti i rifiuti. L'iniziativa ha visto anche il coinvolgimento dei fanti della sezione Costa Bissara Caldogno e del gruppo marciatori calidonensi. Chi siamo? Plastic Free! Nel pomeriggio invece, in piazza Marconi a Isola Vicentina, ha avuto luogo il primo evento di raccolta mozziconi, hashtag cambiagesto, organizzato sempre dal gruppo locale di Plastic Free con il patrocinio del comune, che ha pure fornito pinze e guanti. Oggi pomeriggio, domenica 20 febbraio, circa 10 persone si sono date appuntamento in piazza Marconi davanti al comune per ripulire le nostre strade dai mozziconi. I volontari sono partiti entusiasti alla ricerca di mozziconi, proveremo anche a raccogliere qualche altro tipo di rifiuto, tipo cartacee, plastiche, lattine che troviamo sul territorio. Intanto una prima raccolta è stata già fatta, potete vedere alle mie spalle il materiale, da un gruppo di residenti della zona dei campi sportivi di Romeo Menti, che vogliamo ringraziare per la loro partecipazione. Quindi invitiamo tutti i residenti dei comuni di Isola Vicentina, ma anche dei comuni limitrofi che vogliono unirsi alle nostre iniziative a partecipare. A breve avremo un calendario che pubblicheremo nei nostri canali social. Alla fine il bottino totale è stato di circa 200 kg, costituiti da 1,5 kg di mozziconi, all'incirca 1.500 mozziconi, 3 sacchi di rifiuti indifferenziati, 3 ruote di mezzi agricoli e alcune bottiglie di vetro. Anche qui lo smaltimento è stato a cura di Soraris. Alla fine della giornata raccogli i mozziconi di oggi, abbiamo raccolto tutto questo. Quindi quando diciamo è un mozzicone, questo è il risultato. Guardate. Ci aspettiamo ai prossimi appuntamenti. Ciao! Siamo giunti al termine di questa edizione. Appuntamento con TG Green domenica prossima alle ore 18.35, ore 23 circa su Telechiara e lunedì verso le 11.20, 11.30 e nella notte di martedì intorno alle 1.40 su TVA. Ricordo che il notiziario è disponibile on demand sul sito di Telechiara sotto la voce telegiornali e su quello di TVA nella sezione approfondimenti ed è visibile anche tramite le applicazioni gratuite di TVA di Telechiara per smartphone. E vi ricordo anche un'importante novità che riguarda le nostre emittenti. Dal 10 marzo Telechiara si trasferirà dal canale 14 al 17 in Veneto e al 18 in Friuli Venezia Giulia nella provincia autonoma di Trento. Stesso discorso per TVA che dal canale 10 passerà al canale 13. Questione di giorni pochi e quindi dovrete risintonizzare il televisore o il decoder per continuare a vederci. Intanto ringraziandovi per l'attenzione, a tutti voi un buon proseguimento con i nostri programmi.